Cos'è? Tirò. Che ha fatto? È successo, ma non perché che io tu? Sia veggente, no, ma perché era quasi ovvio. Ale, dillo tu. Ale, dillo tu. Sapete cos'è arrivato? Dai, dillo. Un sesto. Il sesto Green Pass, signori! Guinness World Record! Ce l'ho! Ed è verde, è valido. E scade? Il 29 settembre. Cioè, ma uno, the sei Green Pass diversi, con QR code diversi. Cioè, se ne fa che tutte scadono il 29 settembre? Tra l'altro, tutti hanno identificativo univoco del certificato. Quindi, univoco. Quindi uno ne deve esistere, univoco. Sono sei diversi numeri univoci identificativi. Scusa, è la parola univoco. Ti ricordi quando ti insegnavano a scuola univoco, che uno è uno solo? Per no, una persona. Cioè, univoco a te e univoco a me, univoco a te. Cioè? Forse è equivoco. Equivoco! Hai visto, carotino? Equivoco, non univoco! Equivoco! Allora, noi sappiamo che c'è un certo fermento. Dove? Sull'equivoco? Nell'ufficio LASL c'è un certo fermento. Perché... Sei stato tu? Lo mandi tu? No, lo mando io. E che dici? E che facciamo? Quindi speriamo che... A me nessuno mi ha chiamato. Non disperare. Ma io ho un dubbio. Ma sentiamo. Ma avessero levato tutti i certificati. Ah no, aspetta, diciamolo. Cioè... Piuttosto il settimo. Ma non è che li togliamo tutti e sei. Se no poi... Tra l'altro... Tu la seconda dose non la vuoi fare proprio. No, Antonio, ma il discorso... Ora, facciamo un discorso umano. Umano? Umano. Vabbè, dai. Perché mi reputo una persona umana. Allora, parliamo io e te adesso. Io e te, seriamente. Devo togliere una dose a un altro che ne ha bisogno per farla io, già ammalato, guarito e vaccinato con l'unica dose che mi spetta. E oltretutto ti spetta perché c'hai i valori più alti, visto che hai preso il Covid. E quindi tu non ne puoi fare forza, ne puoi fare due. Tino, non fare lo scientifico. Non prendere iniziative adesso. Perché così. Sì, ti stai allargando troppo. Fai bene, Alessio. Vale d'arguito. Vale d'arguito. Seppure anche l'AIFA l'ha scritto che è giusto che chi. È sconsigliatissimo. Proprio quasi vietato. Ma è sconsigliatissimo. Non va fatta una seconda dose a chi ha preso già il Covid. Allora, un appello alla ASL. Chiamatelo, aiutatemi, perché tanto alla signora a cui ha scritto ormai un numero di cellulare lo sa a memoria, non frega provate a chiamarlo. O forse per perché non è una signora, è un signore, quindi mi chiamò un ragazzo sinceramente non era tanto del mestiere, secondo il tuo punto di vista, secondo il mio ovviamente non era tanto del mestiere, ha detto che aveva risolto, 24 ore ti arriverà il nuovo certificato, non mi è arrivato niente, però me ne è arrivato un altro dopo una settimana, vabbè quelli che abbiamo già se visto. Se ti arriva il settimo facciamo i fuochi d'artificio. E Antonio, basta mi arriva quello giusto entro il 29 di settembre. Perché cioè, se no poi non fa il matrimonio a Bologna, non puoi iscriversi in palestra, non puoi avere una... Cioè tu pensi al paradosso. Sì. Ora puoi entrare e uscire sei volte, puoi andare con altre cinque persone dappertutto. Dal 29 settembre nemmeno lui da solo, univoco, può andare da qualsiasi parte. È una cosa assurda, per me è assurda. Vabbè, sinceramente noi ci ridiamo, ci scherziamo. Noi stiamo scherzando, ma ho letto tanti commenti sotto al video, è tanto stupore, gente che si meravigliava, va bene. Ma qua la situazione è tragica. Allora ragazzi, torniamo un attimo in noi, facciamoci seri. Il problema su cui noi abbiamo scherzato, ma per sdrammatizzare, perché altrimenti veramente uno sbatte la testa mille volte contro il muro, è serio. Quindi noi speriamo che gli enti preposti, e crediamo che in questo caso possa la ASL darci una mano in questo, facciamo veramente appello al direttore generale Sangue Dolce, ma facciamo anche, andiamo più su, facciamo appello al direttore Montanaro, facciamo appello al presidente della regione, diamo una mano ad Alessio, a Draghi, facciamo appello a tutti, a Draghi e a tutti quelli come Alessio, perché in realtà abbiamo scoperto, caro Alessio, che sono tanti, magari non arrivano a sei, però sono tanti. Tino, mi raccomando, sorveglia la situazione, perché Alessio lo vedo scalpitante, che probabilmente arrivo settimo e poi come faccio? Alessio, sei pronto? Saresti pronto? Vado. Siamo noi qua, aspettiamo, vai. Va bene, arrivo. Ciao Alessio, ciao. Avvisaci, eh?